Visto che sono le 21 e forse qualche minuto in più, possiamo cominciare. Cominciamo, io direi, con il solito, col consueto saluto breve da parte dell'assessore alla biblioteca, che ce lo mettiamo davanti perché è un po' timidamente rimane un po' ai margini, ed è l'assessore Simone Rosa, l'assessore alla biblioteca, che ci tiene molto moltissimo a salutarvi. Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata. Desidero ringraziare prima di tutto il professor Garattini per essere qui insieme a noi, lunedì sera, freddo, ma comunque sia noi siamo temerari, siamo venuti in massa ad ascoltare le sue parole. Desidero ringraziare altresì la dottoressa Perziano, tutti i miei collaboratori e le collaboratrici della biblioteca, perché questa sera hanno fatto un lavoro eccezionale. Quindi io sono sempre di pochissime parole e non voglio togliere spazio alla guest star della serata, quindi rinnovo i miei ringraziamenti per la vostra presenza. A voi tutti buona serata. Grazie. Grazie professore. Allora io non posso che aggiungermi naturalmente a nome della biblioteca nei ringraziamenti a tutti voi per essere qui così numerosi. Sono persino emozionata a vedere tutta questa folla, sono davvero contenta, a parte gli scherzi. E un grazie particolare naturalmente va al nostro ospite, il professor Garattini, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Beh, non so, ecco. Mi pare di capire che non abbia bisogno di grandi presentazioni, non è una formula retorica. Il professor Garattini è noto notissimo, è uno dei più appunto noti scienziati italiani, ricercatore scientifico di fama internazionale e fondatore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che attualmente presiede. Molti i risultati delle sue ricerche, dei suoi contributi scientifici, i riconoscimenti e le onorificenze, i premi vari che insomma ha collezionato nella sua lunga carriera. E il professor Garattini è qui con noi per questa conferenza dal titolo Anche il cervello invecchia, un argomento di grandissima rilevanza sociale. Sappiamo infatti che la nostra società, ahimè, si sta rovinosamente precipitando verso uno scenario in cui gli anziani supereranno, demograficamente parlando, i giovani, e dire che questa non è affatto una buona notizia. La seconda cattiva notizia, già che ci siamo, è che abbiamo motivo di preoccuparci fin d'ora, perché l'andamento del nostro paese dal punto di vista demografico è quello che è, il rapporto numerico fra le generazioni si è molto modificato e continua a modificarsi. Sappiamo un po' tutti, no? Ricordiamolo, abbiamo sempre più over 60, sempre meno popolazione attiva, sempre meno nascite, insomma la nostra società invecchia, continua ad invecchiare molto velocemente. I pessimisti dicono inesorabilmente, non so, forse noi dobbiamo sperare che così non sarà, che ci sarà prima o poi un'inversione di tendenza e forse, non so, potremo dare un nostro contributo in questo senso. E l'invecchiamento nella nostra società non riguarda ovviamente solo i corpi, ma anche le menti. C'è un decadimento fisico e c'è anche un decadimento di tipo cognitivo, ed è questo il focus della serata, proprio questo decadimento delle funzioni cognitive. Un fenomeno, quello dell'invecchiamento, che nelle sue varie declinazioni ha molte ricadute sia sui singoli che sulla collettività. Insomma, la vita delle persone ne è fortemente influenzata, e anche quella delle famiglie, ma anche quella dei servizi, cioè come dire, il destino dei nostri servizi, del nostro welfare, delle sue articolazioni. Insomma, un tema che io credo ci riguarda da vicino tutti, chi direttamente e chi indirettamente. Un tema che vale davvero la pena di, come dire, di tematizzare e di cui bisogna discutere, e anche parecchio. Ma bisogna farlo, a nostro parere, cioè parlo qui a nome della biblioteca, con serietà e in maniera scientificamente fondata,
Tant'è che come biblioteca abbiamo voluto fare la nostra parte organizzando questa conferenza che, come dire, in un paese in cui la cultura scientifica, compresa quella di base, non è molto popolare, anzi spesso e volentieri è fortemente deficitaria, noi crediamo che momenti come questi, in cui insomma, si mettono a disposizione degli utili strumenti conoscitivi per ragionare attorno alla questione e per muoversi quindi poi con cognizione di causa e con consapevolezza della realtà contemporanea che prevede alcune conoscenze, ci sono conoscenze di cui non si può più fare a meno, comprese quelle scientifiche, servono proprio per vivere e per muoverci nei nostri contesti. Con oggi, con questa conferenza, come biblioteca inauguriamo un nuovo filone tematico che è quello della divulgazione scientifica. Voi lo sapete, noi siamo impegnati non solo in campo letterario, come biblioteca, no? Tradizionalmente la biblioteca si occupa di quello, insomma, un po' della cultura umanistica, della letteratura, eccetera. Noi invece abbiamo anche una tradizione diversa, non so, mi viene in mente che ultimamente ci siamo occupati anche, non so, della ricerca del lavoro, piuttosto che di temi di storia contemporanea come chiave interpretativa della realtà odierna, eccetera, eccetera, eccetera. Vogliamo andare avanti con questo filone di tipo scientifico, approfondire, perché crediamo che anche questo possa servire alla nostra comunità e speriamo di aver visto giusto. Ma a proposito di questo filone sulla divulgazione scientifica, insomma, mi sembra di poter dire che non potevamo cominciare meglio, visto l'interesse suscitato e visto anche la presenza autorevole del professor Grattini, a cui mi affretto a passare la parola perché so che siete impazienti di sentirlo. Prego, professore. Buonasera a tutti, grazie per questo gentile invito, sono molto lieto di essere qui con voi e di discutere con voi del problema dell'invecchiamento in generale e in particolare dell'invecchiamento del cervello, un problema che riguarda tutti, riguarda noi che abbiamo un lungo chilometraggio, ma riguarda anche i giovani perché anche loro si devono preparare al fatto che il tempo passa e quindi i problemi sono uguali per tutti. Per cominciare vi do alcuni dati che sono già stati menzionati precedentemente. Questi sono i dati che riguardano la nostra popolazione. In generale, in passato, bisogna dire che la demografia, cioè la composizione per età di una popolazione, si descriveva come una piramide. C'erano tanti nati e piano piano c'erano sempre meno sopravvissuti. Una vera piramide. Già oggi, e questi sono i dati del 2010, non siamo più una piramide, perché vedete che in realtà era quella figura lì superiore, Italia nel 2010, vedete che la base è molto più stretta dell'età di mezzo, sia per i maschi sia per le femmine. E il fenomeno si accentuerà ancora di più, perché nel 2050 vedete che stiamo andando verso una piramide inversa, cioè non è più quello che c'era prima, ma il sistema si sta invertendo. Evidentemente questo è dovuto al fatto che sono migliorati in molte situazioni, è migliorata la nostra salute, ci sono tante possibilità di intervento, la nostra società è cambiata e quindi abbiamo più possibilità di sopravvivenza. Però vedete che non soltanto in Italia ma anche nel mondo nel 2050 si prospetta, e anche prima, si prospetta la possibilità che coloro che hanno più di 60 anni saranno in numero maggiore di quelli che ne hanno di meno, cioè di quelli che saranno fra gli 0 e i 14 anni. E questo è stato accennato già prima, è un problema molto importante perché cambierà percentualmente in modo diverso la popolazione in questi 40 anni.
quelli da 0 a 64 anni, vedete la colonnina là sopra, aumenteranno solo del 22%, cioè poche nascite. Quelli al di sopra di 65 anni avranno un aumento del 188%. Quelli che hanno più di 85 anni saranno del 351, cioè tre volte e mezzo di più, e quelli che hanno 100 anni aumenteranno di ben 10 volte. Quindi c'è questa grande sproporzione fra le nascite, evidentemente, e la durata della vita. Questo fondamentalmente è dovuto sì alla durata e all'aumento della durata di vita, ma è dovuto alle poche nascite. Per darvi delle cifre, in Italia muoiono ogni anno circa 600.000 persone, ma ne nascono 450.000. Quindi ogni anno c'è un margine di 150.000 unità a favore dell'invecchiamento rispetto alle nascite. Quindi diciamo, perché la nostra società continui a poter essere attiva, è necessario che aumentino le nascite, e questo naturalmente è molto complicato per tutta una serie di problemi e di difficoltà della nostra società che adesso qui non è il caso di discutere. La ragione per cui parliamo di invecchiamento è perché in linea generale l'invecchiamento si accompagna a una denominazione che è la fragilità, cioè noi diciamo spesso che gli anziani evidentemente sono più fragili dei giovani. Che cosa vuol dire fragilità? Abbiamo minore capacità di conservare il nostro stato, cioè la condizione del nostro organismo. Diminuisce questa capacità di conservare tutte le nostre funzioni in modo normale, e abbiamo minore capacità di recuperare quando ci capita qualcosa. Questo è uno dei concetti della fragilità, cioè quando abbiamo una malattia anche acuta, abbiamo in generale, in rapporto con l'età, più difficoltà, più gravità della malattia, abbiamo spesso più comorbidità, cioè oggi è difficile trovare una persona anziana che abbia una sola malattia, ci sono polipatologie, cioè più malattie contemporaneamente nella stessa persona, cosa a cui la medicina non è preparata, perché la medicina studia le singole malattie, non studia le malattie associate. E poi soprattutto abbiamo, dopo una malattia acuta, una difficoltà a ritornare allo stato normale, mentre una persona adulta, una persona giovane, dopo una malattia in poco tempo ritorna alla normalità, una persona anziana ha molta difficoltà nel ritornare alla normalità, ci impiega molto più tempo. Quali sono i sintomi della fragilità? I sintomi sono praticamente questi che vi ho elencato: la perdita di peso, le persone anziane raramente aumentano di peso, tendono a diminuire rispetto al peso che aveva un adulto, la perdita di forza muscolare, abbiamo più difficoltà a muoverci, a prendere le cose, insomma, quello che è la forza muscolare, la lentezza nel passo, una persona anziana cammina più lentamente, affaticamento e la tendenza a star seduti. E questo, diciamo, ognuno di noi può pensare, guardando a queste cinque caratteristiche, a che punto è, può avere in questo modo un'idea non tanto della sua età anagrafica, cioè degli anni, ma può avere un'idea della sua età biologica,
cioè qual è il mio stato di invecchiamento, lo posso desumere guardando a questi cinque fattori. Ecco, il punto a cui poi arriviamo è che tutti gli organi tendono ad avere svantaggi in rapporto con l'età, e anche il cervello purtroppo non è un'eccezione a questa situazione. E dobbiamo pensare naturalmente che il cervello è l'organo principale che abbiamo a disposizione, è il cervello che governa tutti gli organi, diciamo, che abbiamo nel nostro organismo, ed è il cervello che è la sede delle nostre capacità cognitive, il che vuol dire le nostre capacità di memoria, delle nostre capacità di apprendimento, quindi di imparare, e delle nostre capacità di avere emozioni, cioè tutto quello che fa parte del grande, sotto questo nome molto importante, che chiamiamo attività cognitive. E quindi possiamo vedere, per esempio, che una delle caratteristiche che accompagnano il cervello nell'aumento di età è rappresentato dalla perdita di peso. Ecco, vedete che maschi e femmine perdono peso nello stesso modo. Vedete là in alto il peso, diciamo, del cervello è mediamente di 1900 grammi, e vedete che in rapporto con l'età si perdono circa 600 grammi, cioè si perde quasi un terzo della nostra massa cerebrale. È una perdita molto importante, che però non è, diciamo, ha una grande eterogeneità. Cioè, se voi vedete ognuno di questi puntini, vedete che ce ne sono di quelli a 90 anni che hanno perso 800 grammi, ma ce ne sono di quelli che non hanno perso neanche 200 grammi. Quindi c'è un'eterogeneità, il che vuol dire che se impariamo bene e se studiamo quali sono i fattori che determinano questa perdita di cervello, possiamo spostare la curva verso l'alto. Cioè possiamo fare in modo che sempre di più siano quelli che perdono meno peso del loro cervello. E questo, diciamo, avviene sia per i due emisferi nello stesso modo. Vedete che le curve non sono molto differenti, sia la metà sinistra come la metà destra del cervello perdono di peso in rapporto con l'età. Diciamo, questa è una delle caratteristiche principali quando parliamo, diciamo, delle attività cognitive, questa perdita, la perdita di cellule cerebrali, perché quello che si perde principalmente sono i neuroni, che sono, diciamo, le cellule importanti del sistema nervoso centrale, e questa perdita di neuroni è quella che noi abbiamo una grande abbondanza di neuroni, però diciamo che perdendone perdiamo la possibilità delle attività cognitive. E difatti qui vedete come è fatto un neurone: c'è un corpo cellulare, c'è un assone, quello che vedete, questo prolungamento, e poi c'è tutta una serie di prolungamenti tutti intorno. Voi pensate che il cervello umano contiene 1000 tipi cellulari. È un grande progresso che abbiamo fatto recentemente, è che conosciamo oggi il genoma, cioè qual è la composizione dei geni di tutti questi tipi, di tutti questi 1000 tipi cellulari, quindi tendiamo a sapere meglio a che cosa servono. Abbiamo un totale di 100 miliardi di neuroni, e ognuno di questi neuroni si connette e ha circa 1000 connessioni, per cui noi abbiamo un totale di 10 trilioni di connessioni. Cioè, pensate, un numero spaventoso dal punto di vista: 10 trilioni
vuol dire 10.000 miliardi di connessioni, quindi o 10 milioni o 10 miliardi di milioni di connessioni, sono un numero straordinario che è quello che permette all'organismo umano, al cervello umano, di avere tutta questa capacità e di avere tutte le funzioni importantissime che esercita, che diciamo sono difficilmente simulabili. Parliamo oggi di intelligenza artificiale, parliamo di macchine che possono imparare, ma dipendono sempre dall'uomo che le faccia imparare. L'intelligenza artificiale, per quanto importante, sarà difficile che raggiunga le possibilità che ha l'uomo. Ecco, questo, se guardiamo i neuroni, vediamo che questo è il neurone di una persona giovane. Vedete che è un neurone con tanti prolungamenti che si allargano e che hanno una certa dimensione. Se voi stampate in mente questa figura e guardate quest'altra figura, vedete che quella del vecchio ha delle dimensioni molto più ristrette. E quindi questo è un indice della diminuita capacità dei neuroni, che vediamo poi attraverso questo. Ogni neurone, se andiamo a ingrandirlo e andiamo a vedere questi prolungamenti che ci sono nei neuroni, vedete che hanno tutte queste bollicine, e vedete che hanno dimensioni e caratteristiche diverse. Questi sono i punti in cui si attaccano i prolungamenti degli altri neuroni. Quindi quello che permette di fare la rete del nostro cervello sono questi appigli a cui si attaccano, e questo è quello che succede in un giovane, e questo invece è quello che c'è in un anziano. Vedete che sono molto più appiattiti e hanno meno possibilità di connessioni. Quindi questo vuol dire che non soltanto perdiamo neuroni, ma anche quelli che rimangono hanno meno possibilità di fare rete e quindi hanno meno possibilità di creare tutti quei circuiti che sono poi alla base della nostra memoria, del nostro apprendimento, di tutto quello che possiamo fare attraverso il cervello. Ecco, è l'insieme di queste cose che fa diventare il cervello patologico e che dà luogo a quel fenomeno che tutti temiamo, che è la demenza. E non dobbiamo equiparare la demenza alla malattia di Alzheimer, perché c'è questa tendenza. In realtà sono due cose diverse. La malattia di Alzheimer tende ad avvenire in epoca piuttosto precoce, intorno ai 65, ai 70 anni. La demenza invece è un fenomeno più dell'età più avanzata. E poi bisogna tenere presente che c'è una serie di fattori che incidono, cioè non c'è soltanto questa degenerazione, spesso è dovuta a fattori vascolari, cioè noi abbiamo una irrorazione del cervello, e se per ragioni di aterosclerosi o per ragioni di chiusura di tutti i capillari che arrivano al cervello, evidentemente se manca la circolazione, manca l'ossigeno e quindi le cellule degenerano perché non hanno più la possibilità di sopravvivere. Allora dicevo che è una serie di fattori, ci sono tanti cambiamenti, perché questi cambiamenti che vi ho fatto vedere dal punto di vista morfologico, cioè dalle immagini, si accompagnano a variazioni biochimiche, cioè ci sono tanti fattori che in rapporto con questa differenza di immagine cambiano. Allora, per esempio, diminuiscono i recettori, che sono le proteine che ricevono gli impulsi, diminuiscono i neurotrasmettitori, cioè siete familiari, che avete sentito parlare di adrenalina, di noradrenalina, di dopamina, di serotonina, tutti questi che sono dei neurotrasmettitori che aiutano la trasmissione
del segnale elettrico nel nostro cervello diminuiscono di concentrazione, diminuiscono di metabolismo e così via, tutte le componenti, e questo insieme determina appunto il deficit cognitivo, che poi si accompagna alla degenerazione neuronale, lo stress, l'ischemia, i traumi, l'eccessivo carico metabolico dovuto all'alimentazione, eccetera, sono quei fattori che insieme con la perdita di tante sostanze chimiche alla fine determinano la degenerazione neuronale e quindi quello stato che chiamiamo uno stato di demenza. Possiamo cercare di andare a vedere un po' più in dettaglio, adesso penetriamo un pochino di più nel cervello e andiamo a vedere che cosa troviamo nel cervello degli anziani. Nel cervello degli anziani troviamo queste due formazioni, delle placche, che sono queste cose rotonde, un po' marroncino, che sono la sostanza amiloide, cioè forse avete sentito parlare di questa amiloide beta, che è una proteina che abbiamo normalmente nel nostro cervello, poi come vedremo si aggrega, tante proteine si mettono insieme e danno luogo a queste placche. E poi ci sono delle altre formazioni che si chiamano delle fibrille, che sono invece un'altra proteina che si chiama tau, e queste formazioni cosa fanno? Tendono a impedire si depositano lì e tendono a impedire l'attività dei neuroni, quindi tendono a far sì che i nostri neuroni non funzionino più bene come funzionavano quando non c'erano queste formazioni. Oggi noi possiamo misurare queste formazioni e quindi vediamo che il problema non è che arrivi improvvisamente, è un problema che arriva piano piano con il tempo. Cioè voi vedete in questo diapositivo che ci sono 15-20 anni di una fase che chiamiamo preclinica, cioè una fase in cui aumenta la beta amiloide, ma aumenta in modo tale da non dare grande fastidio. Cioè, siccome vi ho detto che abbiamo una grande quantità di neuroni, una grande quantità di contatti, il fatto che un po' vadano via, che questa amiloide dia fastidio fin quando le concentrazioni sono basse, quando l'amiloide beta è poca, non succede granché. Quando però arriva a un certo punto, allora attacca la riserva cognitiva e quindi abbiamo il fenomeno che è descritto lì, quello che chiamiamo l'esordio clinico, cioè abbiamo una fase che è puramente biologica, cioè non vediamo niente, non ci accorgiamo di niente, ma poi c'è una fase invece che dura dai 5 ai 10 anni in cui piano piano perdiamo le nostre capacità cognitive, che prima di tutto consistono nel perdere la memoria, che è il primo fenomeno a cui andiamo incontro. Dicevo che noi possiamo avere un'idea di come funziona il cervello e possiamo avere anche sul nostro cervello in vivo, non c'è bisogno di fare l'autopsia, oggi abbiamo dei metodi che ci permettono di vederlo. Con che cosa? Beh, noi abbiamo un prodotto che si chiama fluoro desossi glucosio, che sostanzialmente è del glucosio. Il nostro cervello funziona con il glucosio, il cervello ha bisogno di zucchero, di glucosio per poter funzionare, funziona solo con il glucosio, non con altre sostanze. E quindi andando a vedere quanto fluoro desossi glucosio si fissa al cervello, abbiamo un'idea di quante sono le cellule che funzionano, perché quelle che funzionano continuano a utilizzare il glucosio per la loro attività, quelle che non funzionano evidentemente non hanno più la capacità di utilizzare il glucosio. E allora voi vedete qui un cervello normale e un cervello con la malattia di Alzheimer.
vedete che il cervello normale ha tante aree rosse, poi gialle, poi queste sono a seconda dell'intensità, quanto più è rosso tanto più ne usa, ma vedete che c'è anche del giallo, c'è anche del verde, c'è del blu, il che vuol dire che c'è ancora una grande attività. Ma guardate il cervello dell'Alzheimer, intanto vedete che è molto più piccolo, perché è quello che abbiamo detto prima. E poi un'altra cosa che vedete è che i punti rossi sono molto minori dei punti rossi che ci sono nel normale. E questo vi dice che c'è molta meno massa cerebrale che funziona, cioè che utilizza il glucosio, e senza glucosio naturalmente non può funzionare. Possiamo anche misurare oggi l'amiloide. Ci sono dei reattivi che vanno ad attaccarsi all'amiloide che abbiamo nel cervello, e se noi iniettiamo questi reattivi, poi attraverso la PET riusciamo a vedere come va a finire, cioè dove è l'amiloide. E vedete che nello spazio di 20 anni, voi vedete questo colore piuttosto verdino prima, che non vuol dire che non c'è praticamente amiloide, poi vedete dei puntini gialli, poi vedete dei punti rossi insieme, e poi vedete soprattutto nella parte superiore, che è la parte frontale, vedete una grande quantità di rosso. Ecco, questo vi dice che possiamo sapere quanta amiloide beta è presente nel cervello. Questo, diciamo, è un dato tecnologico molto importante, perché oggi in qualsiasi condizione, per qualsiasi persona, possiamo avere una misura di qual è la quantità di beta amiloide che c'è nel cervello. Però la beta amiloide non è tutto, cioè questa è una delle cose che conosciamo, probabilmente ce ne sono molte di più, ma già questa dal punto di vista statistico, non dal punto di vista individuale, ma dal punto di vista statistico, ci dà alcune idee. Per esempio, vedete che se guardiamo l'accumulo di glucosio nel cervello, chi ha un amiloide normale, la linea blu, ha praticamente nel tempo, questi sono 8 anni di soggetti che avevano 65 anni, vedete che non cambia granché, cioè rimane più o meno quello che era all'inizio. Se invece c'è un livello importante di amiloide, vedete che diminuisce. Allora troviamo una connessione, cioè vediamo che quando l'amiloide è alta ci sono più probabilità che si fissi meno glucosio, e quindi che le cellule neuronali siano molto minori. Possiamo vedere altre cose, per esempio c'è una relazione fra l'alto livello di amiloide che possiamo misurare e chi invece ha amiloide normale dal punto di vista dell'insufficienza cognitiva. Sì, perché vedete la linea rossa ha molta più progressione verso la mancanza di attività cognitive rispetto alla linea blu. La linea blu è quella che ha amiloide normale, la linea rossa, però vedete che c'è tutta questa altra area intorno, tratteggiata, che è un'area che ci dice che c'è una grande variabilità, cioè ce ne sono di quelli che pur avendo elevata amiloide sono molto vicini a quelli che invece hanno un amiloide normale. E questo secondo me vuol dire che non è un indice assoluto, è un indice che ha valore relativo, ma non è completamente assoluto. Voi lo vedete sotto anche questo, quando il danno cognitivo è molto elevato, vedete che chi ha amiloide elevata ha un effetto, diciamo, importante, ma anche chi ha una amiloide normale può avere lo stesso tipo di fenomeno, ma però naturalmente ce l'ha molto di meno. E possiamo vedere la stessa cosa per quanto riguarda la demenza,
vedete la stessa cosa, con l'elevata amiloide ce n'è di più, ma anche con l'amiloide normale ce n'è. E così, insomma, questi dati cosa ci dicono fondamentalmente? Questi dati ci dicono che l'amiloide, la presenza di amiloide beta in alte quantità, si associa a probabilità molto elevata di avere forme di demenza. Una attività invece normale dal punto di vista del beta-amiloide ci dice che abbiamo meno probabilità di avere demenza. Quindi non c'è il bianco e il nero, non c'è lo 0 e il 100, ci sono probabilità diverse, alte probabilità per alti livelli di amiloide, basse probabilità per bassi livelli di amiloide. E abbiamo anche dei numeri che così vi danno un'idea. Se prendiamo 8.700 pazienti che hanno Alzheimer, ce ne sono 5.605 che hanno una elevata amiloide beta, cioè se fate la proporzione 8.700 verso 5.600 vuol dire che è più del 60%. Se guardate invece i pazienti non Alzheimer, il loro è molto di meno la percentuale, intanto sono di meno e hanno una percentuale minore rispetto agli altri, e questo vi dà un'idea numericamente delle percentuali che ci sono in gioco. Questo, diciamo, è quello che più o meno oggi sappiamo, poi vediamo anche altre cose più in dettaglio. Però se vogliamo studiare e capire come andare avanti, non è che possiamo fare molte cose nell'uomo, perché naturalmente ci sono degli aspetti etici che dobbiamo rispettare. Dobbiamo andare negli animali e negli animali di esperimento e cercare di utilizzare gli animali di esperimento per capire cosa c'è, cosa succede, e noi possiamo fare in modo di avere degli animali, in questo caso sono dei topi, che abbiamo utilizzato e che attraverso modificazioni genetiche possono avere delle similarità con chi ha la malattia di Alzheimer. Abbiamo molta difficoltà a fare questi studi, perché, non soltanto perché sono difficili da fare, ma perché abbiamo tutto il mondo degli animalisti che si oppone e che mette un sacco di ostacoli a fare questo tipo di studi. E questo vi fa vedere uno di questi topi che sono affetti a malattia di Alzheimer, vi fa vedere che ci sono in qualche modo anche lì questi puntini neri che vedete sono l'equivalente delle masse di beta amiloide. Quindi riproduciamo nel topo, evidentemente il topo non è l'uomo, ma ci serve perché è un modello molto più semplice. E anche nell'uomo la risonanza nucleare magnetica che possiamo fare nel topo ci dà più o meno lo stesso tipo di cose che sappiamo nell'uomo. Questi topi, cosiddetti Alzheimer, sono dei topi che perdono anche loro peso nel loro cervello. Vedete che le curve, i topi che hanno la malattia hanno una quantità di cervello e certe parti del cervello che sono diminuite rispetto a quelli che gli animali, diciamo, questi topi vivono intorno ai 30 mesi e quindi i dati sono in mesi, vedete che in rapporto con il loro invecchiamento hanno lo stesso tipo di fenomeno, cioè di perdita della massa cerebrale. E anche per loro vedete la stessa cosa. Questi sono dei topi di controllo normali, vedete che hanno una bella ramificazione, vedete che hanno tanti puntini come abbiamo visto per gli animali, per le persone giovani, vedete i topi Alzheimer che hanno poche ramificazioni e non hanno quei puntini che abbiamo visto che sono appunto i punti di aggancio. Quindi abbiamo un modello che in qualche modo ci può essere utile per
studiare i fenomeni. E quindi lì possiamo studiare un po' di più, perché possiamo avere a disposizione il cervello, possiamo studiare un po' di più che cosa succede per quanto riguarda la amiloide beta. Vedete là in cima c'è quella specie di scarabocchio, è la struttura dell'amiloide beta. L'amiloide beta normalmente si aggrega, si mettono insieme più molecole, ma nell'animale normale quello che succede è che si formano questi gruppi, ma poi questi gruppi si differenziano di nuovo. Quindi c'è un sistema nel nostro cervello che impedisce, nel cervello normale, che impedisce che queste aggregazioni diventino delle placche. Invece quello che succede è che queste aggregazioni possono dar luogo a piccoli aggregati che poi continuano ad aggregarsi invece che dissociarsi e formare appunto le fibrille e poi le placche. Allora, quello che abbiamo fatto è stato di andare a vedere questi piccoli aggregati che chiamiamo oligomeri, perché quando sono tanti insieme sono i polimeri, no? Tante molecole insieme. Quando sono poche li chiamiamo oligomeri, cioè poche molecole insieme. E quello che abbiamo scoperto è un dato molto interessante, cioè abbiamo scoperto che che possiamo misurare quanto c'è nel cervello di proteina iniziale, quanto c'è di oligomeri, vedete sono questi puntini gialli nel cervello, e quanto c'è di fibrille. E possiamo addirittura con dei metodi chimici isolare, cioè avere la proteina pura, avere gli oligomeri e avere invece le placche, cioè le fibrille che diventano placche. E allora cosa possiamo fare con questi? Beh, possiamo andare a vedere e per esempio prendere una delle cose che ci interessano di più, che è la perdita di memoria. Allora, come studiamo la memoria nel topo? Non è molto difficile, una volta che l'hanno scoperto non è molto difficile. Perché? Cosa facciamo? Vi faccio vedere questo perché così avete un'idea di cosa si fa in laboratorio per cercare di capire. Il primo giorno mettiamo il topo in una gabbia in cui non c'è niente e lo lasciamo lì per un po' di tempo, in modo che lui, il topo è un animale molto curioso, come sapete gira molto velocemente, va a guardarsi intorno e così si abitua all'idea di quella gabbia. Poi il secondo giorno lo rimettiamo nella stessa gabbia. Ma cosa facciamo? Mettiamo due oggetti uguali, vedete quei due cilindri, e il topo, che appunto è curioso, spenderà molto tempo a guardare il primo cilindro, poi quando l'ha visto a sufficienza spende dell'altro tempo a guardare il secondo cilindro e possiamo misurare il tempo. Se lo mettiamo un giorno dopo ancora con le due cose, con le due stesse cose, il topo che ha la memoria cosa fa? Cioè non va più a guardarlo. Poi possiamo fare un'altra cosa ancora e mettere uno normale, cioè quello che c'era già prima, vedete il cilindro, e poi mettiamo invece uno più a scatola, cioè che prima non c'era. Allora, il topo che ha la memoria non guarda più al primo cilindro perché l'ha già visto più volte, spenderà tutto il suo tempo sul secondo cilindro. Allora, in base a questo possiamo calcolare quanto spende tempo l'Alzheimer. Cosa farà l'Alzheimer? Non sarà in grado di distinguere due perché non ha memoria, ha perso la memoria, e quindi spenderà tanto tempo ancora al primo cilindro, anche se l'ha già visto più volte, e perderà tempo anche intorno al secondo che non l'ha mai visto. Quindi facciamo il rapporto fra questi due, siamo in grado di stabilire qual è il grado di memoria del topo
e possiamo vedere che cosa succede. E questo è quello che succede, cioè se noi prendiamo dei topi normali che hanno, diciamo, una buona memoria, se iniettiamo nel cervello questi oligomeri, cioè quelli che vi ho spiegato prima, che sono poche molecole legate insieme, vedete che perde completamente la memoria. Cioè quello lì è il rapporto fra i due, quello che vi ho spiegato, insomma, quando vedete oligomeri, le fibrille non hanno un grande effetto sulla memoria, in modo acuto. E allora qui abbiamo una chiave di lettura, cioè abbiamo un test in cui possiamo capire se intanto gli animali perdono di memoria, e possiamo anche cercare di vedere se troviamo delle condizioni che permettono di fare riguadagnare la memoria. E questo è uno degli esperimenti in cui iniettiamo appunto questi oligomeri, vediamo la perdita di memoria, e poi con gli oligomeri iniettiamo anche una sostanza, la doxiciclina, su cui non è interessante spiegare, insomma, una sostanza che abbiamo studiato per altre ragioni, e vedete che il rapporto con la dose 25, 50, 100, vedete che ritorna la memoria. Cioè siamo riusciti a togliere il danno indotto da questi oligomeri, e quindi questa è una delle cose che ci possono interessare per andare avanti negli studi. Possiamo fare anche un'altra cosa per migliorare la memoria, cioè non abbiamo bisogno di iniettare gli anticorpi. Se andiamo a vedere il topo Alzheimer perde la memoria per suo conto, e cioè non c'è bisogno di iniettarlo, ma ha già la perdita di memoria. Se somministriamo una terapia cellulare, cioè se somministriamo quelle che si chiamano le cellule staminali, abbiamo la possibilità, vedete in questo grafico di qui, di riportare la memoria verso l'alto. E adesso non voglio entrare troppo nei dettagli, ma queste cellule staminali riducono la quantità di amiloide in questi topi Alzheimer e fanno degli altri effetti che sono di tipo favorevole non soltanto sulla memoria, ma anche su altre manifestazioni che abbiamo all'interno del cervello. E addirittura, siccome somministrare queste cellule staminali può comunque avere dei rischi, quello che abbiamo fatto è stato di mantenere queste cellule staminali in un liquido di cultura, e invece di iniettare le cellule staminali, iniettare il liquido di cultura, con l'idea che le cellule staminali agiscono buttando fuori delle loro sostanze, e prendendo il liquido prendiamo queste sostanze. E anche in questo caso possiamo ripetere la stessa cosa. Vedete i topi che perdono la memoria, e poi se iniettiamo questo liquido delle cellule staminali abbiamo un ritorno alla normalità. Vi ho detto che non dipende soltanto da questo, ma ci sono tanti altri fattori, adesso ne vediamo due o tre per darvi un'idea che il problema non è così semplice, ma il problema è molto complesso, perché, come diciamo in gergo, la malattia di Alzheimer, o comunque la demenza, è polifattoriale, cioè vuol dire che ci sono tanti fattori che concorrono e non ce n'è uno solo. Per esempio, una delle cose che abbiamo studiato e che hanno permesso di fare passi avanti in un'altra direzione è quello di studiare le cellule senescenti. Cioè, cellule senescenti vuol dire le cellule dell'invecchiamento, no? E cosa sono queste cellule senescenti? Queste cellule senescenti sono cellule che non si moltiplicano, che rimangono tale quali,
ma non moltiplica, perché quando si moltiplicano poi dopo tendono a morire, ma se non si moltiplicano non muoiono e quindi rimangono lì, e rimanendo lì continuano a buttare fuori le loro sostanze che alla lunga possono diventare tossiche, quindi alterare il metabolismo e quindi creare dei problemi all'interno del cervello. Adesso qui non voglio entrare troppo nei dettagli, ma quello che sappiamo è che nella persona anziana c'è una maggiore quantità di cellule senescenti rispetto alla persona giovane. Non solo, ma chi ha problemi di invecchiamento ha più cellule senescenti di chi ha meno problemi di invecchiamento. Quindi abbiamo identificato un altro livello di funzionalità. La longevità è associata a un basso livello di cellule senescenti, e se facciamo degli interventi che aumentano la longevità, qui parliamo ancora dei topi, abbiamo una diminuzione delle cellule senescenti, e quindi questo è un altro aspetto importante che si unisce alla... E quindi se noi utilizziamo dei farmaci che si chiamano senolitici perché agiscono sulle cellule senescenti, e cominciamo adesso a conoscerne qualcuno, tendiamo a eliminare queste cellule senescenti e quindi a indurre una longevità, e inducendo longevità naturalmente abbiamo un minore effetto sulle malattie. Quindi quello che ci aspettiamo attraverso questi farmaci senolitici, probabilmente insieme ad altre cose, è quello di diminuire la fragilità degli anziani. Abbiamo qualche studio nel topo che dice che questo è possibile, diminuire l'immobilità, il senso di fatica, la perdita del tessuto adiposo e la riduzione del tono muscolare. E poi c'è un'altra cosa interessante, cioè come differiscono i giovani dagli anziani? Beh, tanti fattori per cui differiscono, l'idea è quella che siano presenti nel sangue. Quindi proviamo allora a fare una trasfusione, e cioè prendere il sangue di topi giovani e iniettarlo in topi anziani. Questo è un sistema in cui si misurano gli errori che fa il topo in una situazione molto complessa, e quello che troviamo è che l'iniezione di sangue giovane in topi giovani non cambia niente, l'iniezione di topi anziani in topi di sangue di topi anziani in topi anziani non cambia niente, ma l'iniezione di sangue di topi giovani in topi anziani diminuisce gli errori che fanno i topi anziani, e quindi questa è un'altra possibilità di intervento. E qui vedete che non soltanto quello, ma ci sono altre sostanze che possono aumentare la durata di vita di questi topi. Quindi possiamo adesso rivedere quanto di queste cose può cominciare a darci qualche informazione per l'anziano. Questo è uno studio che abbiamo svolto nella provincia di Varese, in cui abbiamo seguito per molti anni, per ormai quasi 15 anni, 2000 persone che avevano 80 anni, e abbiamo visto che cosa succedeva dal punto di vista della mortalità e della demenza. E quello che succede è che la demenza in rapporto con l'età, vedete che è molto bassa in questi soggetti, è meno del 10% a 85 anni, poi aumenta e nel maschio arriva al 15% dopo i 100 anni. Invece nella femmina, questa è l'incidenza, cioè vuol dire quanti ogni anno, quindi vuol dire che questo tende ad aumentare nel tempo. E la linea rosa è la donna, e la
questa riga fa vedere che la donna ha più tendenza ad avere, vive di più e ha più tendenza ad avere mortalità, ad avere demenza, e ha però minore mortalità. La linea rossa è la mortalità nella femmina, la linea azzurra è la mortalità nel maschio. Vedete, le donne si ammalano di più ma muoiono di meno, però vivono di più, perché vivono 85 anni ormai, mentre il maschio poveretto vive solo fino a 81 anni. Quindi c'è una differenza che però si paga in termini di una maggiore forma di demenza. Ci avviamo verso la conclusione. E una cosa che è molto interessante è vedere che la demenza non è uguale in tutte le regioni. Qui abbiamo la distinzione fra persone affette da Alzheimer e persone affette da demenza, però guardiamo al totale e vedete che ci sono molte differenze. La Liguria è la regione dove c'è maggiore demenza in totale. Se andiamo a guardare la Lombardia, ne ha un po' di meno, ne ha 9,6 contro oltre quasi 20 in Liguria, quindi noi ne abbiamo molto di meno. Poi scendiamo, chi ne ha di meno? La Campania. Però bisogna tenere presente che la Campania è una regione che ha una minore durata di vita rispetto a tutta l'Italia, e quindi è questa minore durata di vita che fa vedere che c'è meno demenza. La cosa che poi ci interessa come popolazione è come stiamo dal punto di vista della situazione che riguarda l'interesse che c'è per gli anziani, perché insomma abbiamo visto che i dementi sono parecchi e chi se ne occupa, dove vanno a finire, quanti centri ci sono, quante cose ci sono a disposizione. E qui abbiamo una scala dei centri diurni, delle strutture residenziali e del numero, che è quello che conta di più, il numero di centri per ogni 1000 ammalati affetti da demenza. E anche qui abbiamo una grande differenza, cioè la media italiana è di 1,9 centri per ogni 1000 dementi, però il Trentino Alto Adige ne ha 7,1, cioè quindi è un'area che è molto ben organizzata per occuparsi, perché 7,1 vuol dire che ci stanno 135 persone per ognuno di questi 7 centri, che è un numero ragionevole, no? Se veniamo giù abbiamo una buona situazione nell'Umbria, dove sono 5,9, nel Friuli sono 5,5, in Lombardia siamo 3,3, quindi è certamente una situazione insufficiente, perché 3,3 vuol dire che ci sono più di 300 persone che gravano su un solo centro, quindi insomma è un numero elevato. E poi però purtroppo c'è gente molto più sfortunata in Liguria, dove ho visto che ce ne sono tanti, ce n'è soltanto 1,4, e poi scendendo in Puglia ce n'è lo 0,6 e in Basilicata, che è il fanalino di coda, addirittura 0,4, quindi insomma abbiamo una notevole anche qui eterogeneità, cioè abbiamo un paese che è fatto a macchia di leopardo, mentre invece il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe assicurare a tutti lo stesso tipo di strutture e lo stesso tipo di attenzione. Che cosa possiamo fare noi? In realtà noi, diciamo, dal punto di vista medico possiamo fare quasi niente, non abbiamo dei farmaci che siano efficaci, questo bisogna mettercelo in testa e evitare di spendere soldi inutilmente, evitare di pensare che gli integratori alimentari facciano bene per l'anzianità, pensare che tante erbe, tante storie facciano qualcosa, risparmiate i vostri soldi e usateli in modo migliore per tante altre cose di cui c'è bisogno con le pensioni che abbiamo oggi in Italia. Quindi non spendiamo soldi a fare cose che non servono. Pensate che
gli italiani l'anno scorso hanno speso 3 miliardi e 600 milioni per comprare integratori alimentari. Veramente ha fatto bene a chi li vende, ma non certamente a chi, ha speso questi soldi. Quindi stiamo attenti a questo. Che cosa, quali sono, io ho cercato di mettere un panorama di quello che invece noi possiamo fare, perché noi possiamo fare moltissimo, perché la demenza è molto legata con gli stili di vita, è legata con gli stili di vita di tutta la nostra vita, quindi non è, però in qualsiasi momento cominciamo è sempre un momento utile, cominciare è sempre meglio che non fare, anche se i migliori effetti si ottengono quando si comincia presto. Che cosa è contrario, cosa è favorevole alla demenza? L'età, certamente più si invecchia e più c'è probabilità, la familiarità, cioè c'è una piccola frazione di demenza che è ereditaria, per fortuna è piccola, ma è anche molto influenzata dall'ambiente, cioè influenzata da quello che facciamo. Tenete presente che questa è una nozione generale che è molto utile sapere, che si dice, ahimè, se c'è la genetica è un disastro. Non è vero. La genetica può essere modificata dall'ambiente. Per ambiente intendiamo tutto quello che noi facciamo. Difatti c'è una disciplina che si chiama epigenetica, che vuol dire i fattori che possono modificare la genetica. Chi ha buoni stili di vita può modificare favorevolmente anche una genetica negativa. E questo è bene averlo in mente, perché non è inevitabile, è evitabile se ne avvengono qualcosa. C'è questa apolipoproteina E, Epsilon 4, che è una proteina che, se è presente nel nostro organismo, è negativa dal punto di vista dell'Alzheimer. Il trauma cranico, questo è un altro fattore molto importante, se abbiamo avuto traumi cranici deve avere un'attenzione. Questo pone in gioco anche molti dei traumi cranici che si hanno facendo gli sportivi. Noi abbiamo trovato per esempio che chi gioca al calcio ha più probabilità di neurodegenerazione, perché colpi di testa sul pallone o sulla testa degli altri crea dei microtraumi che poi alla lunga sono negativi. Noi possiamo riprodurre nel topo lo stesso tipo di danni che si ha nelle persone. Il diabete è un altro fattore che è, diciamo, è negativo, l'ipertensione, la presenza di un aminoacido che si chiama omocisteina, e poi due cose che sono molto importanti da ricordare, cioè tutto quello che va contro il sistema che si chiama colinergico, che è il sistema dell'acetilcolina, è negativo per quanto riguarda la probabilità di avere demenza. Questo è importante perché per persone che prendono tanti farmaci il medico cerca magari di non dare farmaci anticolinergici, perché si sa che questo è un fattore negativo. Però quello che non si sa è che ci possono essere farmaci che non hanno una grande componente colinergica, ma ce n'hanno una piccola. Però se due o tre farmaci hanno una piccola componente anticolinergica, naturalmente diventa un'attività importante. Perché se uno riceve tanti farmaci, gli anziani che ricevono 10 o 15 farmaci non sono l'eccezione e quindi possono avere questa probabilità. Ecco, questo è bene chiederlo al proprio medico, di stare attento che non ci sia troppa attività anticolinergica nei farmaci che ci somministra. E poi le benzodiazepine. Le benzodiazepine sono un altro fattore negativo. Le benzodiazepine sono i farmaci ansiolitici, quelli che poi si utilizzano per dormire. L'anziano a volte ha un po' di difficoltà a dormire e quindi prende questi farmaci. Questi farmaci hanno un doppio significato, cioè intanto i dati disponibili dimostrano che chi prende
regolarmente queste benzodiazepine per molto tempo, ha più probabilità di avere demenza. Ma poi c'è un altro fattore, che chi prende questi farmaci ha più, a causa della sedazione, ha più probabilità di fare cadute e di avere traumi cranici, e quindi di avere, oltre all'effetto tipico del farmaco, anche l'effetto del trauma cranico. Quindi queste sono le cose che vanno in favore della demenza, e queste invece sono le cose che vanno a sfavore, cioè l'attività fisica, il muoversi è molto importante, l'aver fatto movimento è importante. Quando parlo di attività fisica non parlo dello sport, non è che uno deve andare nel weekend a ammazzarsi a sciare perché deve fare attività fisica, parlo di attività come il camminare, e non parlo di attività che devono durare tanto, 30 minuti al giorno sono sufficienti, basta che il camminare determini un po' di senso di fatica. Perché è importante? Uno dice, ma cosa c'entra l'attività fisica col cervello? C'entra moltissimo, perché l'attività fisica libera dalle pareti delle arterie delle sostanze che sono in grado di dissolvere i coaguli del sangue. Siccome nei nostri capillari spesso si formano questi coaguli, e se si formano uccidono, come abbiamo visto, le cellule neuronali, il fatto di avere delle sostanze che liquefano questi piccoli coaguli permette di avere una migliore circolazione cerebrale e quindi di mantenere i nostri neuroni. Tutti i dati che abbiamo a disposizione per adesso indicano che chi fa attività fisica regolare ha una minore probabilità di avere demenza. Ecco, tenete presente che bisogna fare un po' di fatica, cioè camminare e guardare i negozi non è attività fisica. Attività è fisica ricreativa. Ecco, l'attività fisica deve far fare un po' di fatica. Poi naturalmente l'attività ricreativa, andare a ballare è una cosa che aiuta da questo punto di vista. Attività ricreativa vuol dire anche andare a teatro, andare a vedere i film, andare, cioè tenere viva l'attività cerebrale. La scolarità è importante, quindi uno può andare a scuola sempre, ma andare a scuola vuol dire aumentare le proprie conoscenze. Perché? Perché crea una riserva cognitiva molto elevata. Quindi se uno ha una riserva cognitiva elevata prende molto più tempo a discendere, se uno ce l'ha già bassa basta poco per mandarlo subito in condizioni sbagliate. I rapporti sociali, e gli anziani tendono spesso a rimanere in casa, a avere poche relazioni perché un po' si vergognano, perché un po' si stancano a camminare, e invece sforzarsi di mantenere relazioni con gli altri è un altro fattore che è molto positivo. Poi il livello economico certamente ha la sua importanza, perché però è un livello economico che dovremmo definire livello socio-economico, perché chi veramente è in grande difficoltà molto spesso non ha economiche, non ha la possibilità di fare le cose più elementari. L'alimentazione e naturalmente il sonno è un altro elemento importante, dobbiamo dormire almeno 7 ore. Perché? Perché ci sono delle ragioni importanti, per esempio chi rimane sveglio una notte, abbiamo i dati che mostrano che aumenta l'amiloide beta, quindi la mancanza di sonno è uno dei fattori che fa aumentare una sostanza che aumenta le probabilità di demenza. Non solo, ma il cervello, un'attività, è l'organo più importante che abbiamo nel nostro organismo, e quindi ha molta attività, quindi nella sua attività aumenta molto delle scorie, cioè dei materiali che non servono al cervello, che vanno eliminati. Nel sonno raddoppia la velocità di eliminazione delle scorie, e quindi questo è un altro fattore positivo. Quindi questi sono invece i fattori che sono contro la demenza. E qui non guardate i dettagli perché
è troppo complicato. Noi facciamo, ho segnato i puntini col puntino rosso tre grandi tappe che sono cominciate nel 1930, in cui si riconosce che la contrazione calorica è un fattore di longevità sana. Quindi questo, diciamo, è un altro punto molto importante. In pratica non abbiamo scoperto niente di nuovo, abbiamo scoperto quello che ci dicevano i nostri vecchi, cosa dicevano i nostri vecchi, che bisogna alzarsi da tavola a quello con un po' di fame. Allora lo si diceva perché non c'era granché da mangiare, quindi era una consolazione. Adesso invece lo si dice perché abbiamo troppo da mangiare. Quindi la contrazione calorica, cioè non mangiare tutto quello che si vorrebbe mangiare, attraverso vari artifici che possono essere di non fare tanti pasti o di farne tanti ma mangiarlo poco, insomma tutti sappiamo che cosa bisogna fare per mangiare poco. Il mangiare poco è un fattore favorevole per quanto riguarda la demenza, e queste sono alcune delle tappe che hanno portato alla convinzione che questo è un fenomeno importante. Nonostante questo, e tutto quello che vi ho detto, abbiamo però speranza, perché fattori che abbiamo visto che vanno contro la demenza sono dei fattori molto importanti che permettono di migliorare. Ad esempio questa, nel nostro studio che abbiamo fatto su 2000 pazienti, ci dice che abbiamo nel tempo un aumento dei centenari. Vedete, ci sono quasi 250 donne che hanno più di 100 anni in quella regione, e ce ne sono pochi maschi, sono 150, esatto, che sono centenari. E questo ci dice però che si può arrivare, ma ci dice anche un'altra cosa, che ci sono persone che non sono affette da demenza fino a 100 anni. Vedete, questo è il livello cognitivo di un gruppo di persone che praticamente non cambia quasi niente da 64 anni a 100 anni. E noi avremo nel tempo un aumento dei centenari, perché noi stimiamo che nel 2065 avremo in Italia più di 300.000 centenari, e quindi diciamo questo vuol dire che le cose migliorano. Quindi l'augurio che faccio a tutti: arrivate tutti a 100 anni e arrivateci in buone condizioni di salute. Grazie. Senza prendere farmaci, ma di fatto diciamo, ci sono le modalità attraverso cui si può ottenere questo. Poi diciamo, bisogna dire che la perdita di memoria intanto è normale
in qualsiasi persona anziana che si perda un po' di memoria, è normale. Io dico anche, forse a scopo consolatorio, che man mano che andiamo avanti abbiamo sempre più cose da ricordare, quindi questo è un handicap, cioè un giovane c'ha poche cose da ricordare, un anziano ce n'è tante, quindi è logico che non possa correre dietro a tutte. Però la memoria è in rapporto con l'emotività e con l'interesse, cioè le cose che sono molto importanti per la nostra vita di solito ce le ricordiamo. Allora bisogna, quando ci trovo, non c'è bisogno di ricordare tutto, oggi poi ci sono, c'è internet, per cui anche se uno si dimentica la sua età va a guardare e la trova, non è quello il problema. Il problema è che se uno ha interesse per determinate cose, deve fare uno sforzo, quando le vede, quando le sente, per imprimerle nella sua memoria. Cioè, perché se passano come tante, non ce le ricordiamo. Ma se facciamo un sforzo per firmare, magari ripetendo lo stesso nome, ripetendo la stessa cosa, agganciando quel problema ad altre cose, riusciamo certamente a migliorare la memoria. Certo, bisogna aver presente che il tempo, ripeto, è difficile che possa, prima o poi, insomma, dobbiamo finire, e quindi è chiaro che dobbiamo accettare. Oggi l'uomo moderno pensa di essere immortale, perché ci sono stati grandi sviluppi, perché abbiamo migliorato, pensate che la vita media all'inizio del 1900 era di 46 anni, quindi insomma, io quando ero ragazzo una persona di 60 anni era già considerata una persona finita, le donne a 50 anni si vestivano di nero, era finito, insomma, oggi una donna a 60 anni è ancora una donna molto vivace, molto piena di interessi, quindi è cambiato tutto, è cambiato. Abbiamo guadagnato molti anni, quindi questo è un dato positivo. Purtroppo noi, come faccio questa parentesi, se permettete, perché noi, vi ho detto prima che abbiamo 85 anni per le femmine e 81 per i maschi, quindi siamo fra i paesi più longevi del mondo. Noi siamo molto vicini ai giapponesi e ai francesi, che sono quelli che hanno maggiore. Però siamo, se noi andiamo a guardare non la durata, ma la durata di vita sana, passiamo al 15° posto. Perché? Perché abbiamo cattivi stili di vita. Questo è il nostro problema come italiani, cioè pur essendo i fondatori della dieta mediterranea, l'abbiamo abbandonata. Siamo una popolazione che fuma molto, le donne sono arrivate ormai quasi al 20%, e prima non c'erano, prima non fumavano per nulla. I maschi diminuiscono, ma sono ancora al 27%. L'alimentazione è quello che è, siamo un popolo in sovrappeso, in obesità, eccetera, eccetera. Quindi noi, dipende molto da noi il migliorare la situazione, cioè il guadagnare posti in termini di vita sana, perché questo dipende dalla nostra, da quanto seguiamo gli stili di vita. E oggi i giovani non hanno dei buoni stili di vita, e questo probabilmente fa sì che, mentre andavamo avanti ogni anno a guadagnare parecchi mesi di vita, adesso stiamo molto declinando, e questo, diciamo, non è un fattore positivo. Ci sono altre domande? Vuol dire qui? Volevo chiedere se ha trovato la correlazione tra cefalea e demenza senile. Tra? Cefalea. E demenza senile. No, che io sappia non ci sono relazioni. Domanda
domande sono tutte buone, magari le più semplici sono quelle più difficili da rispondere. Prego. Mia madre è stata diagnosticata, o meglio, notiamo i primi sintomi di una demenza, ha 83 anni, quindi diciamo che comunque è partita tardi, però ci è stato detto che è probabilmente dovuto a una forte diminuzione di massa cerebrale, perché ci sono mantenute parti atrofiche e quindi diciamo di parte del cervello spento, diciamo così. Però hanno detto anche che una soluzione possibile sono diversi possibili farmaci che irrorano il cervello di sangue e migliorano l'irrorazione. Quanto è vero questo? I dati, c'è uno studio multinazionale a cui abbiamo partecipato anche noi, impiego di un vasodilatatore antipertensivo nella malattia, all'inizio della malattia d'Alzheimer, i risultati sono stati purtroppo negativi. Noi pensiamo che l'attività debba cominciare molto presto se uno è iperteso, ma che non serve se uno non è iperteso. Quindi il dato è stato negativo. Io volevo chiedere, professore, in che cosa consiste l'esame preventivo per sapere se uno ha la predisposizione all'Alzheimer? Se ha la predisposizione all'Alzheimer. Ah. Ci sono esami preventivi. Io parlo per me perché mi lamento sempre con mio figlio che io perdo sempre un po' di memoria, non mi ricordo le parole, e allora mi dice sempre: fai un esame per vedere, per diagnosticare se c'è o meno. Sì, in che cosa consiste? Non ci sono esami, diciamo, che dicono sì o no, sono esami che danno probabilità, che sono quelli che mi hanno fatto vedere, cioè guardare alla quantità di glucosio che viene utilizzato dal proprio cervello le dà un'idea di quanto il suo cervello sia pienamente funzionante oppure no. Quindi questo, diciamo, sono cose che si fanno in centri specializzati, per esempio a Milano all'Istituto Carlo Besta, che è un istituto neurologico, credo che ci sia la possibilità di fare questo tipo di esami. È importante comunque non fare esami se non ci sono ragioni, perché il fatto di sapere che uno ha forti probabilità, anche se poi magari non ce l'ha, crea un'inutile ansia che è peggio di non saperlo, insomma. Cioè, io credo che in linea generale sia ragionevole di fare tutti gli esami di questo mondo quando facendo esami c'è un rimedio, ma se non c'è un rimedio non c'è un grande significato nel fare questi esami. Sì, a questo proposito, proprio questa sera, durante il corso del telegiornale stasera, ho sentito che forse è stata scoperta una molecola di cui non ricordo il nome, sì, che potrebbe limitare, insomma, c'è stata una notizia che c'è una molecola che potrebbe limitare, però non hanno detto se nell'uomo o negli animali d'esperimento. No. Perché potrebbe essere che negli animali d'esperimento, magari se ci fosse sarebbe un dato molto importante. Sì, però l'abbiamo sentito tante volte. Io l'ho sentito tante volte che c'è una molecola che potrebbe essere utile. Poi ci sono anche dei farmaci in commercio, per cui c'erano stati dei dati favorevoli, ma poi quando ho fatto degli esperimenti più in profondità hanno visto che in realtà non faceva niente. Quindi speriamo. Quindi attualmente per quanto riguarda l'iperteso, uno può essere leggero, caro, volevo sapere se ci sono dei valori. Qua, prima di tutto, se la minima è più importante della massima. E secondo, se ci sono dei valori oltre il quale
qui c'è molta divergenza di vedute, cioè l'industria farmaceutica fa propaganda perché la pressione sia sempre più bassa possibile, se deve essere più bassa possibile nessuno sfugge a un farmaco, è quello che loro richiedono. Io posso dire che c'è stato recentemente uno studio che ha esaminato pazienti che avevano come massima tra 140 e 159 di pressione, che sono pazienti che normalmente dalla maggioranza dei medici vengono trattati con un farmaco antipertensivo. Loro hanno preso molte migliaia di questi pazienti, li hanno divisi in due gruppi, uno trattato e uno lasciato a sé. Dopo 6 anni non c'era nessuna differenza dal punto di vista dell'infarto, dell'ictus, della mortalità. Quelli che erano trattati avevano avuto molti più casi di ipotensione e molti più casi di collasso cardiaco. Questo studio certamente non verrà portato in giro dagli informatori farmaceutici, e quindi lo dico perché è utile che si sappia. Purtroppo nel nostro paese manchiamo di informazioni indipendente, che è la cosa che... No, sono valori di massima quelli che normalmente hanno più. No, non è che non abbia importanza, però sono quelli di massima quelli che hanno, e la differenza tra i due. In fondo là c'era uno. Buonasera, due domande. La nostra sensazione è che le demenze, in particolare l'Alzheimer, siano in costante crescita. Questo è vero, cioè il dato epidemiologico è preoccupante, oppure è solo il risultato del fatto che si vive di più? La seconda domanda che vorrei fare, c'è una relazione tra demenze, Alzheimer e inquinamento? In particolare ho letto qualcosa sulla relazione tra pesticidi e malattia di Alzheimer. Grazie. In pratica una parte dell'aumento dell'Alzheimer è dovuto all'aumento della durata di vita, quindi quanto più viviamo a lungo tanto più c'è la probabilità che ci sia Alzheimer, comunque demenza, che è una funzione dell'età, quindi in parte è certamente quello, e in parte, come ho detto, sono i cattivi stili di vita che potrebbero invece diminuire questa incidenza di Alzheimer. L'ambiente, per quanto riguarda i contaminanti, insomma, lì non abbiamo dei dati per il momento molto significativi, anche perché l'inquinamento è un fenomeno relativamente recente e quindi bisogna vedere nel tempo che cosa produrrà dal punto di vista degli effetti sulla demenza. Certamente l'ambiente inquinato non possiamo considerarlo un elemento favorevole, certamente ha degli effetti su tante malattie e ha quindi alla lunga anche degli effetti certamente sulla formazione della demenza. Probabilmente sono più effetti indiretti che non effetti diretti. Domanda, l'uso smodato da parte dei giovani, ma che attende anche di noi adulti, se siamo over 60, di cellulari, smartphone, i siti internet, può modificare la chimica? Di questo non abbiamo dati, i dati che abbiamo sembrerebbero negativi, però bisogna aspettare, bisogna consolidarli, per il momento dal punto di vista scientifico non possiamo dire che ci sia un effetto, però non possiamo neanche dire che sul lungo termine non ci sia un effetto, quindi dobbiamo aspettare che passi il tempo. I cellulari li abbiamo da relativamente pochi anni. Signore, la corro il dietro io, ma in una dieta monocalorica la ripartizione dei macronutrienti, quindi a favore dei carboidrati e degli zuccheri, quanto può influire nell'esercizio emotico e sviluppare magari degli esercizi per la memoria? I dati che abbiamo a disposizione
dicono che non c'è una grande differenza fra una dieta normocalorica che abbia molti carboidrati o pochi carboidrati, non c'è una grande differenza. È certo che una certa quantità di carboidrati deve essere presente perché il cervello funziona solo con il glucosio, quindi un po' deve essere. Noi in generale diciamo che la maggior parte dell'alimentazione deve essere fatta da vegetali, quindi frutta e verdura, e poi c'è un buon 30-40% delle calorie che deve derivare da carboidrati complessi, sì, come pasta, riso, pane, eccetera. Solo se ci fosse. Il resto con i grassi naturalmente andiamo molto su, perché mentre un grammo di glucosio vale 4 calorie, un grammo di grasso di burro ne vale 8, quindi vuol dire che abbiamo, c'è la carne, ci sono insomma proteine animali, e quindi quello fa il totale. Per adesso non possiamo dare. L'unica cosa che possiamo dire è non una normocaloria, cioè ma una contrazione calorica, quella è positiva. Cioè se uno ha bisogno di 1500 calorie e ne mangia soltanto 1400, ha un vantaggio. Questo è un punto su cui c'è una buona sicurezza. Non c'è mai il 100% di sicurezza, però in base a quello che sappiamo può essere così. Altre domande? Va bene? Grazie. Grazie. Grande soddisfazione davvero che vi abbiamo avuto.